bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi della nuovissima incredibile patch notes, la 6.10, quella che questa mattina è stata portata su PC e su console e credo anche su iOS, probabilmente sì. Questa nuova patch, ragazzi, lo abbiamo visto tutti, introduce nel Battle Royale la nuovissima trappola congelante, ragazzi, quella che state vedendo proprio in questo momento nella clip. Di rarità comune, una trappola molto interessante perché permette di creare due cubi di ghiaccio sui piedi dei nemici e quindi di farli scivolare in modo da avere per loro più difficoltà nei movimenti e per noi più velocità nel poterli attaccare. Ci sta che non sia come quella di Save the World che non li frizza, sennò era troppo facile. Ma andando avanti ragazzi con tutto quello che comprende la patch notes e anche la possibilità della personalizzazione della modalità parco giochi, hanno aggiunto delle opzioni perché ci si possa divertire in più. Si può modificare la salute iniziale, si può modificare la gravità e molte altre opzioni che vi invito ad andare a provare direttamente nella modalità per divertirvi ancora di più con i vostri amici. Parliamo anche un secondo di Save the World perché fa il suo ingresso il martello del caposlitta, ragazzi, questo martellone che serve appunto come martello per tirare giù di prepotenza gli abbietti, comunque molto figo. Cercheremo di capire anche se ha qualche connessione con Battle Royale, perché generalmente Save the World e Battle Royale un pochettino sono connessi per quello che riguarda gli oggetti. Parliamo ragazzi della battaglia reale, del Battle Royale, quindi la personalizzazione del parco giochi l'abbiamo vista poco fa, hanno inserito appunto la nuova trappola congelante, come si sa può essere posizionata sui pavimenti, sui muri e sui soffitti, non ha molto senso posizionarla ovviamente sui soffitti, viene trovata a gruppi di 3 e la si può trovare nei forzieri, negli airdrop, nei distributore, nei lama e nel bottino a terra. La praticamente, come vi anticipavo, applica due cubi di ghiaccio, quindi congela i piedi dell'avversario e gli fa perdere per un bel po' la concezione dei movimenti precisi. Hanno risolto anche un problema finalmente, quella dei veicoli incontrollabili, cioè quando sparavamo a gente che era sui veicoli ogni tanto, sapete che girava di prepotenza, ha risolto anche quel problema. Il veicolo ora non dovrebbe più avere questo problema. Hanno aumentato la sensibilità dei comandi di movimento su Nintendo Switch, quindi per i giocatori di questa console, GG ragazzi, dovrebbe andare tutto alla grande. Hanno fatto anche delle correzioni dei bug. Quando la telecamera è troppo vicina, i nostri pets si nascondono, in modo che anche il nostro personaggio si nasconde, quindi ci dà tipo una sensazione di visuale in prima persona. I giocattoli adesso rispettano invece l'opzione con il quale è stato inserito nei minigiochi. Quindi ragazzi, succedeva che quando utilizzavamo i giocattoli, se stavamo streamando, questo per gli streamer che streamano con la funzione interna di Fortnite, non si vedeva i nomi dei giocatori. Abbiamo risolto anche questo problema. Leggermente aumentate le dimensioni di impatto del pomodoro, quello che lanci, in poche parole, con il suo come giocattolo sbloccabile nel pass battaglia. Hanno apportato anche alcune modifiche agli audio, ragazzi, hanno un pochettino abbassato il suono dell'audio che c'è quando si utilizza il deltaplano, questo per evitare appunto che sovrastasse un po' troppo tutta l'ambientazione. E anche hanno risolto un bug per il quale durante le 50 verso 50 a volte capitava che si sentiva il segnale di eliminazione del compagno di squadra o comunque del giocatore della stessa squadra anche quando morivano gli altri, quelli dei nemici. Hanno sistemato anche questo. Hanno aggiunto una valutazione in stelle, qua parliamo invece dell'interfaccia dell'utente, agli elementi dell'interfaccia per tutte le trappole. Questo ci potrebbe interessare o meno. E su mobile finalmente hanno risolto anche un piccolo bug che colpiva alcuni giocatori che non riuscivano a interagire con gli oggetti di gioco.
modifica, come vi dicevo, anche a Save the World. Hanno sistemato anche l'area del danno di Alla Larga, che era un po' più piccola del previsto. Hanno inserito il martello caposlitta, dove si può praticamente guadagnare velocità ad ogni colpo a segno, e si può anche attaccare in salto infliggendo danni critici. Hanno modificato il fucile di precisione obliteratore, perché questo fucile era un po' troppo OP, quindi hanno diminuito la cadenza di tiro del fucile e hanno messo la possibilità che i colpi possono trapassare gli abietti, quindi gli zombie. E hanno anche sistemato alcuni bug relativi al martello castigamatti, che non infliggeva i danni corretti, al problema che c'era sempre nello stesso martello perché rallentava a volte anche il giocatore, e hanno sistemato anche qui lo zoom della telecamera quando era troppo vicina. Insomma ragazzi, tanti update anche per questa patch 6.10. Mi raccomando, scrivetemi qua nei commenti cosa ne pensate della trappola congelante. Io vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo questa sera dalla sala LAN di Sesto San Giovanni con i provini per l'ultimo membro del Team Dolphin. Ciao!